Lele e Tita sono tornati in mare dopo un periodo di cura al centro di recupero dell'acquario di Genova. I due esemplari di Caretta Caretta, tartaruga marina la cui specie è minacciata, sono arrivati a Genova dalla Liguria e dalla Toscana. I rettili sono stati recuperati mentre erano in difficoltà, soprattutto la tartaruga che veniva dalla Toscana, trovata impigliata in uno strumento da pesca, con varie ferite. Prima del rilascio agli animali è stato applicato un chip per identificarli in caso di altri ritrovamenti. Le tartarughe mangiano le meduse e le buste di plastica possono diventare bocconi mortali per loro, ma la lista degli oggetti pericolosi che disseminiamo in mare comprende strumenti da pesca, reti abbandonate sui fondali, sversamenti di petrolio o altri inquinanti, filtri di sigaretta, rifiuti plastici di varia natura e l'impatto con le imbarcazioni a motore. Sul fronte della protezione delle tartarughe marine si registra un sempre maggior numero di centri di recupero, mentre con l'innalzarsi delle temperature del Mar Mediterraneo le tartarughe stanno spostandosi sempre più a nord per la posa delle uova. Nel caso troviate un nido di tartarughe sulla spiaggia, avvertite la locale capitaneria di porto. Stessa procedura nel caso troviate una tartaruga in difficoltà in mare o spiaggiata.